Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon mercoledì a tutti. E mercoledì avete in edicola quattro opportunità: prendere la verità, prendere Verità Affari, prendere Panorama, che questa mattina esce con una copertina Siamo al verde con tutti i rischi della transizione green. E poi, se vi resta tempo e voglia, potete prendere anche il giallo dell'estate, Delitto alla Farnesina. Allora, è giunta a compimento quella che Camilla Conti ha chiamato già 48 ore fa la soppressione della Letta Calenda, e chiunque abbia sotto gli occhi, diciamo, la collezione primavera-estate delle dichiarazioni fiammeggianti di Calenda contro Fratoianni, contro Di Maio, contro l'alleanza troppo schiacciata a sinistra, può tranquillamente stracciarla, cestinarla, perché sono arrivati 15 collegi sicuri più una serie di altri collegi in bilico e, diciamo, le questioni di principio sono state accantonate, c'è stata l'intesa fra Letta e Calenda, celebrata da una serie di foto che da ieri campeggiano sui social e oggi anche, diciamo, con sprezzo del pericolo, perché non si sa quale possa essere l'effetto sul lettore, stanno anche su alcune prime pagine dei giornali. Dopo l'annuncio di questo accordo c'è stato un nervosismo, ma insomma sembra del tutto ricomponibile, della componente rosso-verde. Oggi Letta incontrerà anche Fratoianni Bonelli, insomma è presumibile dovrà scucire qualcosa anche in quella direzione. Ma quello che colpisce, e in fondo questa rubrica deve fare non commento politico diretto, ma commento politico indiretto attraverso la lettura dei giornali, quello che colpisce oggi, non che fosse, diciamo, imprevedibile, però c'è un limite a tutto, est modus in rebus, e invece qui non c'è limite e non c'è modus, è il totale schiacciamento di Corriere, Stampa e Repubblica sul PD e quindi su questa alleanza. Oggi i tre quotidiani teoricamente maggiori hanno, con rare eccezioni, quindi salvando alcune firme che per fortuna manifestano autonomia e lucidità, ma complessivamente hanno, diciamo, l'atteggiamento di Tutto Sport il lunedì mattina quando vince la Juventus, o del Corriere dello Sport quando vince la Roma, insomma, un'attitudine per fomentare il tifo, di questo si tratta. E in questa gara rivaleggiano Lacuzzo Crea, Cappellini, Polito e Francesco Merlo. Avrebbe detto il grande Rino Tommasi, sul nostro personalissimo cartellino questa gara la vince Francesco Merlo. E vedrete che cosa riesce a scrivere e evocare per celebrare Calenda ed Enrico Letta. Sul lato destro oggi non c'è moltissimo, c'è una conversazione di Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, che in qualche misura è un seguito che il Corriere dà all'editoriale di Galli della Loggia di qualche giorno fa, in cui evocava il tema del conservatorismo. Però non è che Meloni dica moltissimo, se non un accenno finale a ruoli per altre personalità, ma a Meloni sembra tenersi le mani molto libere. E dopodiché anche il centrodestra affronterà la questione dei collegi, c'è qualche mal di pancia dei piccoli e così via. Ci arriveremo. Allora, le aperture, la verità, la fine ingloriosa della sitcom tra PD e Azione, dal terzo polo alle 30 poltrone, così l'apertura della verità. Vediamo gli altri giornali critici su questa cosa. Il Giornale, dal centro ai comunisti, rifondazione. Le due parti della parola sono separate per dire che Azione assomiglia al vecchio partito di Bertinotti. E così anche Libero, Calenda torna nel PD. Andiamo a vedere anche aperture di giornali che di solito guardiamo meno, anche perché alcuni a quest'ora non sono disponibili. Il Riformista, e si preoccupa Sansonetti, che sta mattina, sera, giorno e notte sulle reti Mediaset, e sul Riformista ci dice che però
bisogna valorizzare di più le componenti di sinistra. Nasce il tandem Letta-Calenda, sbaragliata la sinistra, punito Renzi. Soddisfatto domani con l'accordo PD-Azione il trionfo delle destre non è più così scontato. Il manifesto è critico, Letta a sdraio, Letta si piega a Calenda. Andiamo a vedere un altro quotidiano critico da tutt'altra angolazione, Libero. Lo scendiletta, Calenda torna nel PD. Da altra angolazione ancora, il Fatto Quotidiano. Allora qui, sempre nella ormai linea di infantilizzazione scelta dalla prima del Fatto, con i disegnini, con i fotomontaggi, stavolta c'è un elicottero a bordo del quale sono riusciti a salire Calenda e Letta, che infatti sono tutti contenti e fanno segni di esultanza. Mentre malamente aggrappati sotto, ma insomma non è certo se riescano a salire sulla scaletta, eccetera, ci sono Di Maio, Bonelli e Fratoianni. Titolo: Letta e Calenda, fuga per la sconfitta. E l'editoriale di Travaglio è, diciamo, ogni giorno si scava più in basso, cioè. Ricorderete che nei giorni passati il campo largo era per Travaglio il campo laido, adesso siamo al campo lardo e quindi diciamo è immaginabile che oggi con Calenda ci saranno ulteriori scambi social sul tema, la panza, lo stomaco, eccetera. Vabbè, dibattiti, si vola alto. Messaggero, Calenda e Letta c'è l'accordo e pure il sottotitolo del Messaggero. Diciamo, aggrega il quotidiano di Caltagirone al tifo, svolta liberal riformista, così racconta il Messaggero. Forse il titolo più spiritoso lo fa Il Tempo, Società per Azione. Il Tempo ha anche un Osho in grande forma stamattina. Sapete che una delle chiavi, diciamo, una delle foglie di fico usate ieri è. La prima è il cosiddetto lodo Fratoianni, cioè che i cosiddetti leader non dovranno correre nei collegi costringendo, diciamo, tutta la coalizione a sostenerli, ma dovranno stare nel proporzionale. La seconda cosa è che questo riguarderebbe anche Di Maio, che a questo punto non si sa nemmeno se presenterà la famigerata lista con Tabacci, ma avrà un posto nel PD e viene chiamato diritto di tribuna e qui c'è un Di Maio preoccupato che si rivolge a Guerini e fa: ma sto diritto di tribuna non c'entra niente col San Paolo, teme di dover tornare, diciamo, ad attività, ad occupazioni precedenti. E poi andiamoli a vedere i tre quotidiani maggiori, celebrativi, esultanti, La Stampa, Letta Calenda, patto antidestra e la cuzzocrea sugli scudi, le risposte da dare a un paese in crisi. Corriere della Sera, il patto tra Letta e Calenda, e qui è Polito che esulta, un quadro più chiaro. E poi rullo i tamburi, Repubblica, dove c'è l'inquietante. Oggi chi prende Repubblica deve stare attento perché trova subito, diciamo, per allietare la giornata il sorriso così accattivante. Dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, se no è sessismo, hate speech. Ma insomma, cioè, il sorriso così accattivante e rassicurante della Malpezzi e della Serracchiani, e in mezzo alle due capogruppo del PD, altrettanto sorridenti della vedova Letta e Calenda. Patto per l'Europa. Quindi l'Europa è salva, ci fa capire. Repubblica, e qui sono Cappellini e Merlo che gridano dalla prima pagina la loro esultanza. Quali contenuti per l'alleanza? Cappellini, una nuova pianta diversa dall'ulivo, ci dice Francesco Merlo. Va bene, diciamo. Oggi preparatevi, perché ci vuole, diciamo, stomaco forte per reggere tutto, però. Cercheremo come sempre di sorridere un po' insieme. Intanto i contenuti della verità. È Camilla Conti che a mio avviso fa il racconto e l'analisi più completa della giornata e di tutto il saliscendi fino all'epilogo e diciamo al festeggiamento finale della comitiva del PD e di Azione. E Camilla Conti ha anche il merito, oltre a raccontare bene tutte le cose e andare al cuore della questione, i 15 collegi sicuri e poi complessivamente il 30% dei collegi del centrosinistra alla componente Azione più Europa.
E poi la Conti riassume anche una fulminante battuta su Twitter che ha riassunto così la giornata. Calenda si è fatto prestare il simbolo dai radicali, i candidati da Forza Italia e i seggi blindati dal PD. Così Camilla Conti. È naturalmente durissimo il commento di Maurizio Belpietro, che parla di una sorta di estorsione politica praticata dall'alto di poco più del 3% nei confronti del Partito Democratico. Spostando versante, quindi andando sul lato destro, Paolo Del Debbio dice: guardate che serve un nuovo codice tributario, sulla parte fiscale non bastano, diciamo, interventi così per rammendi o per toppe. Chi vi parla che dice al centrodestra, guardate che ci sono tre questioni programmatiche brucianti rispetto alle quali non puoi differire. Una è quella inflazione, costo della vita, energia. Una è quella legge di bilancio, cioè non è che puoi dire, ah, guarda, la prima legge di bilancio di fatto è scritta da quelli di prima, il segno politico lo devi dare subito e guai a dire gli interventi fiscali li differiamo all'anno successivo. E il terzo è le politiche autunnali sul Covid, vedremo se ci saranno risposte. E poi, ultima segnalazione che facciamo oggi dalla Verità, pezzo importantissimo di Claudio Antonelli che è l'unico, diciamo, nelle ultime 48 ore a darvi una lettura critica dei dati teoricamente positivi, a prima vista, anzi addirittura rassicuranti, sul tasso di occupazione in salita. E dice però Antonelli, guardate, non è tutt'oro quello che luccica, non solo perché una quota significativa è di lavoro part-time, ma perché, allargando un po' la prospettiva, negli ultimi 11 anni si sono persi 1,5 milioni di soggetti in età lavorativa, calano drammaticamente gli autonomi e stiamo andando anche, diciamo, con sponda europea verso una realtà in cui, anziché favorire, diciamo, la creazione di nuova ricchezza, il dinamismo, eccetera, c'è una logica di sussidio e di protezione generalizzata. Pezzo di Claudio Antonelli che vi suggerisco di tenere da parte e di studiare con attenzione. Va bene, allora, a partire da Camilla Conti in termini di analisi e di Belpietro in termini di commento, incamminiamoci per una rassegna che sarà quasi monotematica su questa storia dell'accordo tra PD e Azione. Laura Cesaretti ci spiega qual è stato l'argomento forte dei centristi, le questioni programmatiche. Nel 2018, ha ricordato Della Vedova ai suoi interlocutori Dem, nel corso del vertice di ieri mattina che ha sancito l'intesa, su 37 collegi vinti dal PD, almeno 19, soprattutto nelle grandi città, sono stati vinti grazie all'alleanza con Noi di Più Europa e al nostro 2,6. Insomma, i nostri voti possono fare la differenza tra una debacle e un risultato soddisfacente. Cifre che evidentemente corrispondevano anche ai calcoli del PD, tant'è che Enrico Letta alla fine ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. E quindi, da questo punto di vista, diciamo, anche la Cesaretti, come con altra chiave di lettura Camilla Conti, vi dicono: guardate che qui la storia è quella dei collegi. Su Repubblica, a pagina 2, ci si dice che cos'è che avrebbe sbloccato la trattativa nel pezzo di Giovanna Vitale. Ah, una cosa ve l'abbiamo già detta, il lodo Fratoianni, quello per cui, diciamo, i capi e i capetti si candiderebbero non nell'uninominale ma nelle liste proporzionali. E poi anche qui, oltre al lodo Fratoianni, decisivo il ruolo di Più Europa Della Vedova. Lui ha rammendato tutti gli strappi tra Letta e Calenda. Ah, si chiama rammendo, da 2 giorni Bonino e Della Vedova di fatto lavoravano quasi per il PD, per scongiurare l'ipotesi che la componente centrista facesse corsa autonoma. Ma andiamo a vedere le interviste che vi portano al clima un po' da Corriere dello Sport o da Tutto Sport che evocavo in apertura. Enrico Letta viene sentito dal Corriere della Sera, Venanzio Postiglione. La prima domanda incalzante è: soddisfatto? E la risposta: molto, perché l'obiettivo era difficile e diamo il senso della svolta. E Postiglione, che è proprio è
Non dà tregua Enrico Letta, fa questa seconda domanda. Alla vigilia sembrava più no che sì. E la risposta di Letta ci ha aiutato lo spirito costruttivo, le cose complicate alla fine danno più gioia. Va bene per quello che dice al paese e perché genera energie. Ricevo un diluvio di commenti. E che dicono? Sono complimenti perché abbiamo tolto il nostro interesse di parte a favore dell'interesse generale. A destra pensavano di avere già vinto, ma ora la partita è aperta. Quindi Letta ci fa sapere che lui ha ricevuto un diluvio di complimenti. A guardare i social dell'altro contraente, Calenda, sembrerebbe il contrario. Suggeriremmo di chiudere i social per qualche giorno perché la valanga di insulti di gente che diceva: io sono un iscritto di Azione, scordatevi di me, io ti ho seguito, non te voterò più. Non sé, però invece lui ha ricevuto una valanga di complimenti. E allora andiamo a vedere Calenda, che oggi è uno e trino, tre interviste su Messaggero, Stampa e Repubblica, non si sa quale sia più fiammeggiante l'una dell'altra. Allora, vediamo dove sta. Eccolo qua, sul Messaggero, Calenda sentito da Mario Aiello, ci fa sapere che io ed Enrico siamo un bel tandem, battiamo chi guarda a Orban e Putin. Non potevamo non combattere questa partita fondamentale per l'Italia senza fare una squadra forte. Ora la squadra forte c'è, ci sono due leader in campo, Enrico e io, determinatissimi, e un match molto netto da vincere. Carlo Calenda è contento per come si è chiuso l'accordo con Letta e passa subito a spiegare qual è la partita. Da una parte l'Italia scendiletto di Orban e che ammicca a Putin, dall'altra l'Italia europeista e atlantica, che sarebbe quella dei Fratoianni che ha votato 55 volte contro il governo precedente. Questa seconda Italia è l'Italia che serve agli italiani e ora combattiamo. Così Letta sul Messaggero. Volete vedere se sulla stampa ha un tono, diciamo, meno così propagandistico? No, no, non c'è questo pericolo. Dove sta? Eccolo qua. I duri e puri sono irrilevanti. Letta gestisca Di Maio e Sinistra. Qui è Niccolò Carratelli che intervista Calenda e gli fa un'obiezione. Ma Di Maio, Fratoianni, Bonelli e Calenda risponde così: ma che mi frega di Di Maio, non c'entra niente con noi, l'importante è che non contribuisco a farlo eleggere. Chiariamo, nel caso quelli saranno alleati del PD e nelle loro liste si rapporteranno con loro. Se fosse per me non li farei entrare nella coalizione, ma se Letta li vuole, logica vuole che sia lui a farsene carico e a gestirli. Ma ora occhio al caffè perché c'è la terza intervista, quella più, diciamo, nelle altre si è appena appena tenuto, qui i freni inibitori sono totalmente saltati. Repubblica è concetto vecchio, è intervista. Quindi, come nella cosa di bastone e carota, ieri Repubblica bastonava Calenda, c'era la Ghisleri che diceva: ah, morirete se andate da soli, c'era la Bonino che diceva: per carità. E quindi, ieri bastone. Oggi il bambino ha fatto quello che il preside suggeriva e quindi Repubblica offre la carota. Calenda, occhio al caffè. Ho scelto la responsabilità, il rischio è il Venezuela, è un rischio reale, questa è una destra popolare, però bisognerà informare Calenda. In Venezuela c'è una dittatura di sinistra che peraltro piace ed è stata visitata da molti dei suoi nuovi compagni di coalizione. Quindi, diciamo, c'è la destra di Putin, di Orban su Messaggero e Stampa, e su Repubblica invece c'è il rischio Venezuela e Calenda e Letta assicurano di proteggerci dall'una e dall'altra deriva. E direte voi, e le due belle addormentate nel bosco, Gelmini e Carfagna, ci sono anche loro che, diciamo, con sprezzo del pericolo, escono fuori e giudicate voi. La Gelmini, sentita da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera: lei si sente a disagio a candidarsi in una coalizione con PD, Verdi e Sinistra Italiana? No, io sono rimasta dov'ero, al centro. È Forza Italia che si è spostata a destra facendo cadere il governo. Vediamo se
leggermente più convincente la Carfagna, sentita sul Messaggero da Nando Santonastaso. Vediamo se pure qui c'è l'effetto cappuccetto rosso e altro che cappuccetto rosso. Giudicate voi anche qui, occhio al caffè. Domanda: Ministro Carfagna, dall'addio a Forza Italia all'alleanza col PD il passo sembra piuttosto lungo. Come lo spiegherà ai suoi elettori? Risposta della Carfagna: alleanza è una parola esagerata. Abbiamo sottoscritto un patto elettorale costretti da una legge che praticamente obbliga agli accordi pena l'irrilevanza. Quindi la Gelmini ci fa sapere che lei è rimasta ferma. La Carfagna ci fa sapere che non è un'alleanza, è una parola esagerata, è solo un patto elettorale. Quindi, quando, diciamo, vedrete sulla stessa scheda il simbolo di Fratoianni, l'ape di Di Maio e poi il simbolo di Azione con dentro le due ministre, non dovete pensare che sia un'alleanza elettorale, è una cosa esagerata, è semplicemente un patto, così ci fanno sapere le due ministre. Direte voi, ma il nervosismo manifestato ieri dopo l'ufficializzazione dell'accordo Calenda-Letta da Fratoianni Bonelli è una cosa che può portare a una rottura? No, ce lo fa capire il Fatto Quotidiano, pagina 2, Fratoianni e Bonelli, non ci piace, ma ci stiamo, non ci piace, ma ci stiamo, quindi non si muovono. E fanno sapere i due: chiediamo un incontro al PD per verificare se ci sono ancora le condizioni per l'alleanza. Ma, spiega Giampiero Calapà, non c'è nessuno strappo, virgolette, la nostra proposta non è negoziabile. Ma un accordo elettorale non è vincolante sul tema della proposta politica. Noi siamo quelli di ieri, di oggi e di domani. E se l'intesa, chiede un cronista, oggi non ci fosse, senza intesa valuteremo. L'umore della base intanto è nero. Ieri si è riunita la storica sezione romana di Sinistra Italiana del Rione Testaccio. Il coordinatore Guglielmo sta con Fratoianni. Serve una presenza in Parlamento, bisogna fronteggiare la destra. Ah, quindi diciamo, questi, quelli furiosi dicono: beh, no, tanto via del seggio, poi vedemo, nella sezione combattiva di Testaccio. Questo è quello che ci dice il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere se la stampa ci dà qualcosa in controtendenza. No, anche qui c'è Fratoianni, sentito da Antonio Brevetti, ma anche qui diciamo tira più aria di rammendo. Insomma, Letta. Allora, fermo restando che Fratoianni e Bonelli, in base al famoso lodo, non potranno andare nell'uninominale, vedremo se avranno un diritto di tribuna con candidatura nel PD o se si immoleranno nella loro lista. Ma comunque dei Bonellini e dei Fratoiannini andranno in collegi uninominali offerti dal PD, quindi comunque lì stiamo. Cosa vi può unire allora? La posta in gioco è duplice, dice Fratoianni. Di fronte a una destra estrema che col presidenzialismo e l'autonomia differenziata mette in discussione la Costituzione, è responsabilità di tutti cercare fino all'ultimo il massimo della convergenza in quella parte della legge elettorale regolata dall'uninominale. Poi serve un programma coraggioso di cambiamento, un programma pacifista che metta al centro l'escalation diplomatica. Ecco, l'escalation diplomatica. Va bene, vediamo l'escalation diplomatica se gli danno altri quattro seggi. Occhio però, perché quest'ultimo Fratoianni l'abbiamo visto sulla stampa, il Fratoianni di poco fa l'abbiamo visto sul Fatto. Se rimaniamo un attimo sul Fatto, c'è un'altra intervista che ci mette sull'avviso. Cominciate a fare un nodo alla pochette di Giuseppe Conte, perché il tema ritornerà altre due volte nella rassegna stampa. In questo caso il Fatto con Giampiero Calapà sente l'ex sindaco di Roma Marino che dice: cari Letta e Conte, ricucite con un programma minimo. Quindi attenzione, fino a ieri avevamo detto no, la rottura con i grillini è insanabile. Già, diciamo, primo indizio, Marino che dice: ma no, ma potete mettervi d'accordo, tenetelo un momento da parte. Arriviamo adesso alla raffica di commenti o di, diciamo, di analisi su quanto è successo. Va bene, le critiche sono quelle che abbiamo già visto sulla verità,
sul Libero, giù la maschera, altro che liberale, è quello che Alessandro Sallusti dice prevedibilmente a Calenda, e come pure Calenda prende schiaffi da Augusto Minzolini che evoca due cose cinematografiche, la supercazzola di Ugo Tognazzi in Amici miei e poi l'armata Brancaleone con tutti i personaggi del film con Gassman, e questo è, diciamo, abbastanza prevedibile. Andiamo a vedere una serie di altre voci, come la mette Marco Travaglio. Vabbè, diciamo, oggi si va sul truce e sul trucido. Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda, per gli amici Calettaz, sono lieti di annunciare la nascita della gioiosa macchina da guerra che il 25 settembre perderà le elezioni. Archiviato il campo largo, in base al geniale principio che è meglio la certezza di perdere in pochi che il rischio di vincere in tanti, si passa al campo lardo. Infatti, a dettar legge, non è il leader con più seggi, ma con più chili. Allora, vabbè, per chi ci segue in diretta sono le 7:25. Tra un'oretta arriverà Calenda che dirà: ah, fai body shaming, la cosa. Vedrete che, diciamo, il dibattito prenderà questo tipo di piega. È preoccupato Piero Sansonetti, che dice: no, ma qui la coalizione va troppo a sinistra, siamo sulla prima del riformista. Giorni fa su questo giornale Angela Azzaro poneva una domanda autentica al gruppo dirigente del PD. Eravamo all'indomani delle elezioni in Francia e Angela chiedeva al PD di scegliere tra Macron e Mélenchon. La risposta ha superato ogni previsione, il tandem Letta-Calenda sembra ancorare il PD su posizioni assai più moderate rispetto a quelle dello stesso Macron. Quindi, diciamo, abbiamo il riformista che si preoccupa, mentre esulta Daniela Preziosi sulla prima di domani. Con l'accordo PD-Azione il trionfo delle destre non è più così scontato. Che qualcosa di buono è successo, sarebbe sia successo, insomma, la Preziosi scrive, è successo, lo si capisce dall'esplosione di nervosismo delle destre, dal fatto che Forza Italia e Giuseppe Conte, per descrivere l'alleanza stretta ieri tra Letta, Calenda e Emma Bonino, usino la stessa parola, accozzaglia. Va bene, così la Preziosi. Andiamo a vedere però gli esultanti dei giornali maggiori, e qui c'è una corsa a quattro, vediamo chi la vince. Allora, si sforza molto e a un certo punto sembrava che potesse aggiudicarsi la medaglia d'oro, diciamo, del tifo, proprio con il logo sotto Democratici e Progressisti, Annalisa Cusso Crea. Se per il centro-sinistra c'è una strada, non può che passare da qui, da accordi che mettano da parte i veti e le convenzioni ad excludendum, gli odi recenti e quelli passati, i bisticci, le liti, le rivendicazioni, da leader che finalmente si sforzano di capire dov'è che possiamo andare insieme, cos'è che si può offrire al paese in alternativa a una destra in cui il partito principale è alleato di quel Viktor Orban che dice no al mescolamento delle razze e la cui seconda forza politica ha un rapporto non risolto con la Russia di Putin. Fino a ieri da una parte c'era una coalizione e dall'altra un insieme scomposto di fazioni in lotta tra loro con al centro un unico polo attrattivo, il Partito Democratico, ma da ieri, eccetera, eccetera. Così la Cuzzo Crea. Andiamo a vedere ancora sulla stampa Marcello Sorgi, e qui dovete fare il secondo nodo alla pochette, perché Sorgi sviluppa un concetto sviluppato anche da altri sui giornali di oggi, cioè che una partita totalmente persa a suo avviso diventa un po' più giocabile, ma poi l'ex direttore della stampa e del TG1 dice: guardate che anche altri possono arrivare. È inevitabile, anche se lo nega ed è disposto a litigare con chi dice il contrario, Renzi si è spinto dai suoi a cercare uno spiraglio per trovare il modo di allearsi con Letta, dato che l'ipotesi di costruire il centro viene meno dopo che Calenda l'ha scartata. Più o meno la stessa prospettiva, con qualche difficoltà in più dopo la brusca lite avvenuta sulla crisi di governo, vale per Conte e soprattutto per Grillo, amante dei colpi a sorpresa. Nessuna rottura è irreparabile, anche se quella sulla caduta di Draghi è seria.
i giochi non sono finiti, sono appena cominciati. Allora, sommate, Marino, ma dite voi, vabbè, è uno fuori dai giochi, era già un personaggio eccentrico quando faceva. Invece Sorgi è un compassato e prudentissimo e cautissimo e incontattissimo, verrebbe da dire, col PD, commentatore, che dice pure lui: guardate che anche con Grillo non è chiusa e sono due. Ma intanto non divaghiamo, restiamo al trofeo su chi è il primo, diciamo, su chi sale sul podio dei commentatori più esultanti. Abbiamo visto Lacuzio Crea e non scherza anche Antonio Polito sulla prima del Corriere. Un quadro più chiaro: l'accordo tra Letta e Calenda riequilibra in parte una gara elettorale già molto sbilanciata. Se PD e sinistra fossero andati al voto separati da centristi e liberali, che sarebbero quelli dei Calenda, nella gara dei collegi uninominali il rischio di un vero e proprio cappotto sarebbe stato elevato. La logica del Rosatellum è spietata, costringe i diversi a stare insieme per non darla vinta agli altri. Questo argomento, usato sia da Letta sia da Bonino, ha convinto alla fine anche il recalcitrante Calenda. Lo stigma di colui che consegna il paese alle destre lo avrebbe marchiato, un po' come successe con Bertinotti quando fece cadere il governo Prodi. Alleandosi invece col PD per impedire la vittoria degli amici di Orban e Putin, il giovane leader di Azione, quindi diventa pure giovane, guardate, da solo è come Bertinotti, fa schifo. Se uno va col PD, ringiovanisce anche, diventa il giovane leader di Azione, depotenzia la sua attrattiva verso i voti in uscita da Forza Italia, rinuncia alla possibilità di presentarsi come il leader di una nuova cosa di centro, ma in cambio ottiene una compensazione non da poco in termini numerici. 3 collegi su 10 è una proporzione generosa anche rispetto ai risultati di cui Calenda è virtualmente accreditato. Va bene, sia Polito che Lacuzio Crea si sono sforzati, però non ce la fanno a prendere le prime due medaglie, quella d'argento e quella d'oro, se le aggiudicano su Repubblica Stefano Cappellini e Francesco Merlo. Stefano Cappellini, forse c'è una speranza di non spostare la capitale d'Italia a Budapest, quindi se vince la Meloni la capitale è a Budapest. Ora c'è una coalizione anche nel centro-sinistra, almeno nei numeri. L'intesa tra il PD di Enrico Letta, onore alla pazienza, e i partiti di Carlo Calenda e Emma Bonino menziona la responsabilità, non basta a ribaltare il pronostico, la destra resta favorita, ma almeno la partita si fa più equilibrata. Ora la scommessa è dimostrare che la coalizione c'è anche da un punto di vista politico e che questo apparentamento, eccetera, eccetera. Medaglia d'oro, Francesco Merlo. Non è vero che assomiglia all'Ulivo. Intanto perché per la prima volta il Papa del centrosinistra non sarà straniero, non c'è più bisogno di nascondere il difetto d'origine. È la Bad Godesberg della sinistra italiana. Calenda e i suoi sembra, occhio al caffè, sembrano raccogliere l'eredità dei grandi laici italiani come l'Amalfa. Enrico Letta è il papa che dell'altro dolce Enrico sta completando il lavoro, con la NATO, la democrazia, l'Europa e senza mai vestirsi da trascinatore, ma con l'ironia del frontrunner e gli occhi della tigre. E vale la pena di ricordare due frasi del primo discorso che pronunciò da segretario: il partito non è un concorso di bellezza e sento il peso di guidarlo portando il nome di Enrico, che è il nome della dignità e del decoro. Ma c'è pure Carlo Calenda che aspira all'eredità dei papi laici o forse luterani. Ugo La Malfa, Bruno Visentini, Giovanni Spadolini, la buona amministrazione, il rigore dei conti e il cattivo carattere, che è stata una grande risorsa italiana, una specie di lievito del progresso. E c'è Emma Bonino, piccola, curva, col turbante in testa e senza più la smorfia da monella. Emma si porta dietro come una nuvoletta anche Marco Pannella, ospite sempre felicemente pericolosa, anche in questo recinto della coalizione che nasce. Senza ritegno, veramente senza ritegno. Senza ritegno, è senza ritegno dare la parola ai defunti e usarli per mettere il sigillo a operazioni politiche fatte da altri, ma insomma, scomodare
Spadolini, Ugo La Malfa, Marco Pannella per questo accrocco e per la foto con la, foto con la Malpezzi, Calenda, Maggi e la Serracchiani. Veramente è una cosa indecente, indecente. Però attenzione, vi avevamo lasciato con i due nodi alla pochette. I due nodi alla pochette di Ignazio Marino e Marcello Sorgi, che vi dicevano alleanza anche con i grillini ancora possibile. Fino a ieri era esclusa, ma diciamo può tornare in ballo. E chi è il terzo a lanciare questa cosa? È Giuliano Ferrara sulla prima del foglio e la mette così: sia come sia, un primo accordo c'è stato. Speriamo ne seguano anche altri con formazioni come quella di Renzi, che a oggi sembra isolata e destinata a una difficile battaglia solitaria. Bisogna anche dire che si vive un paradosso, situazione pericolosa che lo stolto fatica a decifrare, ma che ha una sua evidenza. Il vero accordo che potrebbe favorire l'aspirazione a un governo Draghi o simile dopo le elezioni sarebbe quello con l'avvocato Visconte e i suoi grillozzi superstiti, che sono dalle parti del 10% e sarebbero determinanti. E quindi pure Giuliano Ferrara vuole l'accordo con i grillini. In cerca di una voce razionale, affidiamoci per chiudere questo giro a Stefano Folli su Repubblica, che fa invece un'analisi equilibrata dei vincitori e dei vinti di tutta questa partita. E andiamo a vedere la parte dei vinti e la mette così: vediamo ora i perdenti. Tra loro ci sono anche i pontieri, coloro che a sinistra del PD avrebbero voluto riaprire un rapporto con Conte in vista della stagione post-elettorale. Al momento la prospettiva sembra allontanarsi, ma la stessa sinistra, che ieri ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco, è in grado di svuotare giorno dopo giorno, con un abile lavorio, i contenuti del patto Letta-Calenda. Infine c'è Renzi, perdente senza dubbio perché è rimasto solo. Il terzo polo con Calenda, Bonino e fuoriusciti da Forza Italia avrebbe avuto un altro sapore, ma il fiorentino è tenace e c'è da credere che andrà avanti, pronto a trarre vantaggio dai delusi del calendismo. Quanti non credevano che il leader avrebbe sottoscritto l'accordo di convenienza col PD? Renzi può lavorare per dare una voce a chi si sente stretto nei limiti del bipolarismo all'italiana. È un cammino in salita, ma in questa campagna le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Ci siamo un po' dilungati oggi, peraltro mi rendo conto ora che da 3-4 minuti c'è stato un guasto su Twitter, non siamo più in diretta, quindi realisticamente resterà disponibile su Twitter solo, diciamo, i due terzi della rassegna. Alla fine della rassegna posterò anche su Twitter la versione Facebook e poi, quando sarà disponibile, posterò anche la versione podcast, in modo che chi ha cominciato a seguirci su social dell'Uccellino possa seguire integralmente questa rubrica. Ma siamo quasi alla fine, perché sulla destra non c'è molto. C'è questa conversazione di Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, non è proprio una vera intervista, è un colloquio con dei virgolettati. E attenzione alla parte conclusiva, in cui la Meloni evoca un allargamento: ci sono molte persone di valore con le quali abbiamo fatto un percorso in questi anni. Reputo che possano essere un valore aggiunto per Fratelli d'Italia e per il governo. Sicuramente diverse di queste saranno valorizzate se ne avremo la possibilità. Occhio, quindi, diciamo, i conferenzieri della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia erano andati già come ministri in pectore. Leggendo questa intervista stamattina saranno per metà confortati, dicendo: beh, una chance di giurare ce l'ho. Per l'altra metà, quel "se ne avremo le possibilità" lascia alla Meloni un margine. Il centrodestra discuterà oggi di collegi, perché c'è, diciamo, la spartizione quantitativa è stata fatta. Ora però c'è da, diciamo, pesare la qualità dei diversi collegi e attribuirli. Sulla stampa è ormai, diciamo, la personalità di Forza Italia più esposta dopo Berlusconi. Chissà se questo, diciamo, giova a Forza Italia. È Licia Ronzulli che attacca Calenda dicendo che è un macista aggressivo.
mentre a testimonianza del fatto che il centrodestra abbia delle chance di vincere, ritornano a bordo proprio tutti. Ricorderete le fiammeggianti dichiarazioni di Toti e Quagliariello contro il centrodestra dai tempi del Quirinale in poi. Ora arriva, ecco, ve lo segnaliamo perché tra le cose altro che supercazzola. Gaetano Quagliariello si è sentito sul tempo da Pierpaolo La Rosa. Per noi le opzioni sono due: essere il centro del centrodestra o il centrodestra del centro. Farà il centro e il centrodestra, dategli due seggi. Questa sembra la nostra sintesi, per carità, ma noi siamo rozzi e cinici. Va bene, l'ultimo commento che vi segnaliamo fuori dal circo elettorale è assolutamente quello del professor Luigi Curini su Italia Oggi, che torna su un tema che il professore, lo scienziato politico, presidia e fa bene da molto tempo, quello della polarizzazione scatenata, e dice Curini: più che mai questa sarà una campagna elettorale giocata in funzione del nemico, contro quegli altri, anziché cercare di, diciamo, dare un disegno costruttivo alla propria proposta. Abbiamo sacrificato oggi la politica internazionale e tutto il tema della Pelosi a Taiwan. Vi segnalo un editoriale del Wall Street Journal che ieri evocava tutte diciamo, le contromisure anche militari che la Cina potrebbe prendere. Oggi, sempre l'editorial board del Wall Street Journal dice però che è giusto che una rappresentante americana tenga il punto. Così, il Wall Street Journal, peraltro, rispetto alla Pelosi, che è notoriamente lontanissima dalla linea editoriale del Wall Street Journal, per questo ve lo segnalo. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. A domani.